Dichiarato il lutto per Sua Maestà Elisabetta II, i tabloid britannici tornano alla grande ad occuparsi di Casa Windsor. Nel mirino ci sono proprio tutti, anche il piccolo George, 9 anni, e secondo in linea di successione è stato pizzicato a fare un po' il gradasso a scuola. Avrebbe detto ai suoi compagni: state attenti, mio padre diventerà il re. Dunque ben consapevole del suo ruolo. Benzina sul fuoco anche per i Sussex, Harry e Meghan. Re Carlo III li avrebbe declassati e spostati in fondo al sito web, addirittura accanto al principe Andrea, che si sa è la pecora nera della famiglia. Ma ormai è ben chiaro a tutti, Re Carlo preferirebbe una monarchia snella e che costi poco ai contribuenti. Quindi pare sia sempre più deciso a liberarsi di chi non ha compiti a corte, compresi Harry e Meghan. I colpi più duri, la vittima preferita resta sempre lei, Meghan Markle. La stampa britannica proprio non la ama e la dipinge sempre come despota e arrampicatrice, dal pessimo carattere. Il giornalista del Time, Love, scrive: si sente la Beyoncé del Regno Unito, non ha fatto bene i conti con il duro protocollo di Casa Windsor. Non solo, i tabloid hanno anche tirato fuori una vecchia storia. Quando Meghan, all'inizio della relazione con il principe Harry, lo avrebbe quasi costretto a rendere pubblico il loro amore il più presto possibile, se no lo avrebbe lasciato. Ma ce n'è anche per la coppia reale. La stampa, ben informata, ha fatto sapere ai sudditi che Carlo e Camilla dormono, quando non sono, a Buckingham Palace per doveri reali, in case separate. Ognuno nella propria tenuta di campagna. Nessuna crisi all'orizzonte, solo il ménage di una coppia ben consolidata che vuole mantenere gli equilibri e gli interessi di entrambi.